Prende ora la parola il Presidente della Repubblica. Un saluto. Mi congratulo con i nuovi maestri del lavoro, a cui sono state appena consegnate le stelle al merito, simbolo di un impegno tenace e proficuo, un impegno che ha prodotto valore sociale. E sentiamo un passaggio dell'intervento. In queste stesse ore, in tutte le città capoluogo di regione, si sta svolgendo con i signori prefetti analoga cerimonia. Per le delegazioni estere della Federazione, la consegna delle onorificenze avverrà il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica. Le nuove maestre e i nuovi maestri devono sapere che questo onore, da un lato, è motivo di grande gratificazione e di orgoglio, dall'altro, comporta assunzioni di compiti e responsabilità importanti che esigono il rinnovo del loro impegno o contributo e soprattutto del loro entusiasmo per concorrere alla costruzione dello sviluppo del Paese. L'onorificenza comporta il titolo di Maestro del Lavoro. Viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro. Ogni anno, il 1° maggio, in una solenne cerimonia, vengono insigniti circa 1000 nuovi maestri del lavoro. Fanno parte della Federazione Nazionale 15.000 maestri del lavoro, associati in 100 consolati su tutto il territorio nazionale. Chi sono i maestri del lavoro? Avremmo potuto evidenziare i nostri ruoli. Avremmo potuto magnificare le nostre aziende. Avremmo potuto vantare i nostri successi. No. Alcuni dei principali scopi dell'associazione sono trasmettere ai giovani i valori del lavoro e della responsabilità, agevolare l'inserimento dei giovani studenti nel mondo del lavoro aiutandoli nella formazione e nella scelta professionale, dare ai giovani testimonianza di esperienze vissute nello svolgimento delle attività lavorative. Ciò avviene attraverso incontri nelle scuole e visite alle aziende, concordate con i vertici delle strutture scolastiche e imprenditoriali. Gli interventi nelle scuole hanno due obiettivi: far riflettere sull'importanza della loro preparazione al lavoro, trasmettere esempi concreti di testimonianza, esperienza, impegno e responsabilità. I maestri del lavoro sono presenti nelle scuole da oltre 10 anni con il progetto nazionale Scuola Lavoro, dedicato in particolare agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado,
In alcune regioni propongono progetti destinati anche alle scuole primarie. A conclusione degli incontri formativi, molti consolati organizzano concorsi che prevedono per i meritevoli la concessione di incentivi di studio. L'attività è sempre svolta come volontariato sociale senza alcun compenso. Maggiori informazioni dell'attività svolta sono presenti sul sito della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. Spirito di squadra, contribuendo attivamente e con professionalità allo sviluppo dell'ufficio. Marraghini Paolo, entrato in Confindustria Toscana Sud, si è sempre distinto per la costante dedizione, l'incessante impegno e la competenza professionale, maturando negli anni una conoscenza del tessuto industriale nella provincia di Arezzo senza eguali.
Lia e Augusto nel Gran Regno del Gusto, e questo è il simpatico titolo della prima edizione di un'iniziativa organizzata dai Maestri del Lavoro di Parma. Un viaggio nel Regno del Gusto per far conoscere ai bambini delle scuole primarie di Parma e provincia le prelibatezze gastronomiche del nostro territorio. Il concorso promosso dai Maestri del Lavoro stimolerà la fantasia degli alunni che dovranno produrre degli elaborati sul tema del cibo. La classe vincitrice avrà un piacevole riconoscimento con una gita sul fiume Po. Ascoltiamo una serie di testimonianze di giovani che hanno qualche anno più di voi e che sono già entrati nel mondo del lavoro. Sono giovani neoassunti che ci raccontano l'esperienza come tutor del Master in Management Internazionale. La parola a Flavio Pietralunga, che ci porterà la sua esperienza lavorativa. Per prima cosa non nego che il colpo d'occhio è impressionante. È la prima volta che mi capita di parlare di fronte a una platea così folta. Intanto ringrazio i Maestri del Lavoro che mi hanno dato l'opportunità di essere qui, la mia azienda che mi ha dato la possibilità di essere qui. Ho particolarmente apprezzato i contributi che sono stati offerti dai relatori, perché si è parlato non solo di lavoro, ma si è parlato di valore, di passione, di entusiasmo, di amore per quello che si fa. E penso che sia la cosa più importante che un giovane deve avere quando dalla scuola passa al lavoro. Io penso che sono giovane, ho fatto varie esperienze. Ho lavorato un po' a Milano, all'inizio quando sono uscito dalla scuola, con contratti di stage, quindi in modo molto provvisorio, non sapendo se poi l'impegno che mettevo nell'attività che stavo facendo sarebbe poi stata confermata, perché gli stage sono contratti che di per sé presuppongono una certa flessibilità. Però in questa piccola esperienza ho capito che l'impegno alla fine premia. Magari non premia subito, non premia nell'immediato, però alla lunga qualcuno si accorge che le cose le hai fatte e che le hai fatte bene. Penso che bisogna mantenere la propria identità, il proprio modo di pensare, ma essere capaci di continuare a cambiare, studiare. La mia testimonianza, quello che posso dire a un ragazzo che esce dalla scuola, è questo: di mettercela tutta, perché poi i conti si fanno solo alla fine. Se all'inizio non arriva subito quello che si sperava o che si pensava, amen, basta avere un po' di pazienza che qualcosa di quello che si è fatto ritorna sempre. Ti ringrazio.
35° convegno nazionale Maestri del Lavoro, si parla di corruzione, di illegalità e soprattutto di prevenzione al Teatro Pirandello di Agrigento 5, 6, 7 maggio 2016. Convegno nazionale Maestri del Lavoro con un tema molto importante: corruzione, illegalità, educare per prevenire. Mai periodo come questo che stiamo vivendo è più opportuno per parlare di legalità, e lo facciamo durante una manifestazione che è un unicum per la città di Agrigento. Sì, siamo arrivati, sta per iniziare questo nostro convegno. Chiaramente importantissimo purtroppo per il nostro paese, e questa corruzione, al posto di diminuire giorno per giorno, sembrerebbe che aumenta. Cerchiamo noi di portare il nostro piccolo contributo, cercheremo di raccogliere tutte queste idee, tutte queste notizie, e siamo qui con una folta rappresentanza di maestri del lavoro di tutta Italia e di maestri del lavoro che vengono dall'estero, e con un folto pubblico. Ci auguriamo che questa nostra fatica per aver affrontato questo nostro convegno dia comunque poi degli ottimi risultati.